Tu sei la prima stella del mattino, tu sei la nostra grande nostalgia, tu sei il cielo chiaro. Dio ci ha creati amore e per amore. La paura è un'illusoria invenzione dei meccanismi della nostra mente. Dio ci ha creati protesi alla pace. La violenza, la sfida e l'aggressività sono illusorie soluzioni ai problemi creati dalla nostra mente. Dio ci ha creati ripieni di creatività e genialità, di doni dello spirito. Leggi e obblighi, chiusure e blocchi sono frutto della nostra visione errata della vita e uccidono lo spirito in noi. Dio ci ha creati liberi, senza recinti, e Gesù, dopo il peccato, ci ha liberati. Schiavitù e vizi, condanna e prigione sono frutto della nostra organizzazione mentale errata e perennemente sulla difensiva. Dio ci ha donato la coscienza, organo del significato, per usare la conoscenza e vedere e percepire la realtà così com'è e per vivere, di conseguenza, in armonia con tutte le cose e le creature. Dio ci ha creato creature. Sentirci Dio e voler diventare Dio è il peggiore e il più antico inganno della nostra mente. Il sistema di pensiero associativo in cui è immersa la nostra mente fin da piccoli è invece educato alla competizione, al giudizio e al confronto. Non è affidabile per conoscere la realtà. È un insieme di credenze e logiche canalizzazioni che fanno ritenere e difendere obbligatoriamente come reale quello che non lo è. È un modo di pensare in cui ci siamo identificati, tanto che abbiamo la percezione che il nostro modo di pensare sia la nostra persona stessa. Con la sola mente non si può conoscere la realtà e così si è costretti a interpretarla. In pratica, noi vediamo della realtà solo quello che vogliamo vedere o quello che ci spaventa di più oppure quello che più ci piace, ma non vediamo tutta la realtà. È come non vedere bene una scritta molto lontana e cominciare a tirare a indovinare cosa c'è scritto. Devi interpretare una lingua che non capisci, devi interpretare una realtà che non vedi, ma un miliardo di interpretazioni non fanno una sola verità. Dio ha creato ogni cosa in armonia con tutto e il tutto in armonia con ogni cosa. Fin dal momento della nascita, la nostra mente ha invece imparato a procedere per confronto e sfida e convenienze e interessi personali e familiari in uno stato continuo e prostrante di paura. Paura di non essere accettati, paura di non essere all'altezza, paura di non corrispondere esattamente alle attese, paura di non essere i primi, paura di non essere i migliori. Tutta questa paura trasforma la vita, il mondo, le persone, le cose e se stessi in nemici da combattere, in materiale da osare sfruttare per far tacere il non senso in cui siamo caduti seguendo i nostri pensieri. Gesù è l'agnello di pace che porta su di sé questo peccato e l'agonia del nostro cuore ferito dai processi della mente e della menzogna. Gesù è l'agnello innocente, il figlio che per il fatto che è figlio ci fa sentire tutti fratelli con un solo padre. Gesù, l'agnello, mi perdona. E il perdono dato e ricevuto per ricominciare è la chiave di ogni felicità. Satana sospinge a confrontare, Gesù a confortare. Satana ad associare, Gesù ad armonizzare. Satana a globalizzare, Gesù a unire. Satana a giudicare, Gesù a mostrare la verità. Satana a condannare, Gesù a donare perdono.
Satana spinge a sfidare, Gesù a fidarsi. Satana cerca competizione, Gesù compassione. Satana colonizza, Gesù semina. Satana investe, Gesù dona gratuitamente. Satana progetta, Gesù fa la volontà del Padre. Satana sospinge a calcolare, Gesù a ringraziare. Satana spinge all'informazione, Gesù all'illuminazione. Satana ha paura e spinge alla paura. Gesù ama e porta all'amore.